Nelle prossime puntate italiane il Blasco perderà la vita a causa di un terribile avvenimento. La famosa soap opera di origini spagnole Una vita nata dalla penna dell'autrice Aurora Guerra, riesce sempre a tenere incollati davanti al piccolo schermo milioni di telespettatori. Purtroppo abbiamo una bruttissima notizia, perché le anticipazioni ci rivelano che negli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, uno storico personaggio uscirà di scena per una tragica fatalità, precisamente a causa di un grave terremoto che metterà a rischio la vita di tutti i cittadini dell'elegante quartiere di Acacias 38. Si tratta dell'ex garzone Pablo Blasco, che dopo aver ritrovato finalmente la felicità al fianco della moglie Leonor, morirà. Una vita, il decesso di Melero, la partenza di Abiba. Come avete avuto modo di vedere nelle puntate italiane attuali, Leonor non è la stessa di sempre da quando è ritornata nel quartiere spagnolo in compagnia dell'africana Abiba. In particolare la giovane scrittrice ha preso le distanze dal marito Pablo, e ha trascorso sempre più tempo insieme alla donna di colore. Gli spoiler rivelano che in seguito giungerà ad Acacias 38 un uomo chiamato Mario Melero, che si rivelerà essere il proprietario delle piantagioni di cacao e canne da zucchero dell'isola di Fernando Poo. Il nuovo arrivato minaccerà la giovane Hildago, dato che le dirà più di una volta di voler ricevere i soldi che gli aveva promesso per poter rimanere per sempre nel suo paese. Leonor non riuscirà a saldare il debito al suo ex datore di lavoro per colpa di Abiba che si approprierà del suo denaro, per rifarsi una nuova vita. La figlia di Maximiliano dopo aver discusso con i familiari, che si arrabbieranno con lei per aver avuto una relazione clandestina con Melero durante la sua permanenza in Africa, deciderà di partire con il suo aguzzino. Proprio quando Leonor e Melero saliranno sulla carrozza, verranno raggiunti dal Blasco, che affronterà il ricattatore della sua amata, per fortuna questo scontro sarà interrotto dall'intervento delle guardie civili che feriranno a morte l'ex datore di lavoro della giovane Hildago, mentre Abiba se ne andrà via dalla cittadina. Violento terremoto ad Acacias 38, la tragica morte di Pablo. Gli spoiler annunciano che Pablo e Leonor dopo il decesso di Melero e la partenza di Abiba, riusciranno ad essere felici come un tempo, infatti decideranno di diventare genitori. Purtroppo come vi abbiamo anticipato nella parte iniziale di questo articolo, il sogno dei coniugi Blasco non si realizzerà, per colpa di un terribile avvenimento. Nello specifico, nel corso di una processione in onore della Santa Vergine dei Miracoli, un improvviso e violento terremoto farà tremare tutto il quartiere di Acacias 38, causando diversi feriti e crolli. In quel frangente Pablo si recherà nella dimora del colonnello Arturo Valverde, e nel tentativo di aiutare Cervante, rimarrà intrappolato tra le macerie del palazzo. La malvagia Ursula assisterà alla bruttissima scena, e non farà nulla per evitare il peggio, perché quando vedrà il Blasco in stato pietoso si rallegrerà. Leonor quando apprenderà che suo marito è in pericolo di vita, chiamerà subito i soccorsi. Pablo dopo un giorno intero di ricerche, sarà ritrovato dai pompieri privo di forze e debilitato, l'ex garzone esalerà il suo ultimo respiro tra le braccia della moglie, infatti prima di passare a miglior vita riuscirà a dire alla sua amata soltanto ti amo.